Idrogeno made in Marche per l'industria e per il trasporto pubblico locale, senza tralasciare la possibilità di utilizzarlo anche per produrre biometano o gas sintetico naturale. Con questi obiettivi la Regione Marche è pronta a emanare un bando finanziato di 14 milioni di euro del PNRR per valutare l'interesse imprenditoriale a investire sull'idrogeno verde. Interesse che ha portato la Regione a partecipare alla ripartizione nazionale dei 450 milioni di euro del PNRR disponibili per la produzione locale di idrogeno nelle aree industriali dismesse finalizzati a creare le cosiddette Hydrogen Valleys, ovvero delle aree industriali con economia in parte basata proprio sull'idrogeno. La direzione è quella di contribuire come regione al processo di decarbonizzazione a livello mondiale e ovviamente la nostra parte per l'Italia, per cercare appunto di produrre il più possibile energia, perché abbiamo visto che tanti problemi recenti nascono dalla mancanza proprio di una strategia legata alla produzione di energia per quanto riguarda la nostra nazione, quindi le Marche devono contribuire a produrre energia, possibilmente come in questo caso, energia pulita, energia rinnovabile. E questa è un'occasione importante anche a livello industriale, perché parliamo di produzione di idrogeno verde che può veramente creare una Hydrogen Valley e dare un sostegno importante all'economia regionale attraverso appunto la produzione di energia pulita. Quindi sono 14 milioni di euro a disposizione, un bando che parte fra pochissimi giorni e dentro il 31 marzo addirittura faremo le graduatorie e entro giugno verrà liquidata anche la somma, quindi finalmente un percorso chiaro, pulito e veloce.